Una volta una persona mi ha detto: "Sai, cara, rassegnati. L'uomo è sessista dentro." E io ero tipo: "Ma dai, non può essere vero." Poi però ho iniziato a pensare, a ricordare di quella volta in cui mi hanno fischiato per strada, o di quell'altra in cui ho litigato con il mio ex perché avevo dei pantaloncini troppo corti, secondo lui. O di quell'altra ancora, com'è che mi avevano definita? Ah sì, troppo poco sexy. De gustibus. Ma una cosa hanno in comune tutti questi episodi. Erano tutti mascoli. Beh, allora forse il mio amico aveva ragione. Eh sì, perché vi sarà capitato almeno una volta nella vita, voi maschietti, e se non vi è capitato, io sono sicura che vi capiterà, di, come dire, fare un commento di troppo, di giudicare più dall'esteriorità che dalla sostanza, diciamo. E però più siamo belle, più siamo nude, più ci riempite di like sui social. Poi però ce la siamo cercata. E beh, insomma, quindi di giudicare troppo, dicevamo, di giudicare cosa poi? Un rossetto troppo acceso? Una gonna troppo corta? Poi capiterà sempre di guardare troppo. E poi guardiamolo il video finito su internet, quello dell'amica, quello intimo, perché insomma alla fine l'hanno visto tutti e poi sai, la curiosità. Esattamente. Di cos'è che abbiamo la colpa? Beh, ma poi ho pensato che in fondo sono fortunata io, perché sono fortunata se mio padre non mi ha mai picchiata o se il mio ex non ha messo online le foto che gli mandavo quando eravamo lontani. Per la cronaca me le mandava anche lui. Gli uomini hanno sempre fatto di tutto per me. Ma mi è stato fatto di tutto dagli uomini. Ora, quando pensate che noi donne abbiamo la vita facile perché siamo donne, ecco, non avete capito niente. Ma non perché voi siete peccatori e noi le sante. Voi gli americani e noi Viet Cong, no. La guerra vera ce la facciamo da sole. Donne che non si conoscono contro altre donne che non conoscono. E non c'è niente di più triste. Perché diciamolo, tutte sorelle, tutte femministe, poi tutte pronte a criticare la prima che passa. Ma quando ce la finiamo? Siamo nel 2021. Mi pare che ci sia altro di cui preoccuparsi.